No Limit 7, vai per un pompero, benvenuti a queste semifinali, ultima semifinale di questa edizione. Si affrontano All Black Dream Team, risultato di 1-0 in favore dei Dream Team, gol segnato da Gargano, una leggera disattenzione del portiere di All Black su questa occasione da rete. Tornando sul rettangolo di gioco, è fischiato un calcio di punizione in favore dei Dream Team su fallo di capo Marasco. Sembra occuparsi lui di questa punizione. Sale qualcuno dei Dream Team, il solito d'amore in aria, può pungere, può far male se si trova in condizioni ottimali. Stasera leggermente sottotono. La punizione termina alta. D'amore col pallone tra i piedi, ancora in zona positiva per il Dream Team. Ferrigno, capo, prova a far partire il contropiede, liberatore solo, si fa ipnotizzare da Gargano che riesce a strappare via il pallone. Liberatore la mette al centro, Amoruso riesce a fermare il pallone, la palla viene sparata lontano. Capo su questa rimessa laterale, allarga per Crolla in profondità per Liberatore, scambio tra i due fratelli. Gargano cerca di contrastare la stazza fisica di Salvatore Liberatore, ne guadagna un fallo. Si perde tempo arbitro così. Gargano prova la conclusione da lontanissimo, Crolla ribatte di testa. Gargano allarga, Ferrigno lancia il pallone nello spazio, nulla da fare, troppo lungo. Crolla, capo, Crolla aspetta il compagno, arriva la conclusione del compagno di reparto, nulla da fare. Poi ancora Dream Team, sbaglia l'appoggio d'amore, palla tra i piedi di capo, prova a far salire i suoi, finge il tiro, appoggia dietro Mercurio, capo, Crolla per un pelo non viene anticipato, viene fischiato il fallo d'amore un po' con troppa irruenza. Liberatore su questo calcio di punizione, arriva il cartellino giallo da regolamento, non viene rispettato il metro minimo sul calcio di punizione, viene ammonito Marasco. Antonio Liberatore su questo calcio di punizione, davvero difficile bucare l'estremo difensore di Dream Team da così lontano, ma se la palla è rotonda può succedere di tutto. Liberatore prova la conclusione, Liberatore trova un rimbalzo favorevole, la palla schizza troppo veloce, finisce fuori. Capo mette la palla nello spazio per Salvatore Liberatore, Gargano lo soffoca come può, accenna, arriva il cartellino giallo per Mercurio, l'eccessiva protesta. Ferrigno questa rimessa laterale, Marasco ancora un cartellino giallo per Gargano, ancora non rispettata la rimessa laterale, siamo già al terzo cartellino giallo, momento di abbassare un po' i toni direttore di gara Peppe Battaglia, si sa, arbitro abbastanza fiscale. Thank you.
può riprendere. Mercurio, appena ammonito, la mette dietro, per crolla, controlla il pallone, prende la mira, conclude, la palla finisce sulle mura del Dream Team. Ferrigno pesca nello spazio, D'Amore che firma il 2-0. Nel momento in cui inizia a prendere i giri, D'Amore può far male. Se lo dimenticano totalmente, è già la terza volta che accade. Stavolta D'Amore non si fa trovare impreparato e firma il 2-0. Mercurio crolla, partita in salita per gli All Black in questo momento. Mercurio prova a lanciare nello spazio, Ferrigno non si lascia ingannare e devia il pallone in rimessa laterale. Calcio d'angolo, scusatemi. Salvatore Liberatore su questo calcio d'angolo, la mette dentro per Capo che fa la sponda per Antonio Liberatore. Si innesca il contropiede di Marasco per il Dream Team, ancora D'Amore nello spazio, non ci crede, non è il tempo di siglare il terzo gol, se lo sono dimenticati ancora una volta. Antonio Liberatore. Chiudiamo qui queste riprese, ci rivediamo per il secondo tempo, arrivederci a più tardi.